di meglio. A cui vorrei porre la domanda in questo modo, dopo aver visto questo racconto del liceo Isacco Newton di Roma. Dal suo punto di vista, in un elenco di priorità, diciamo i problemi maggiori della scuola quali sono? La messa in sicurezza degli edifici, come vedevamo, la qualità dell'insegnamento e dei programmi, dico per dire, il precariato, gli stipendi, gli investimenti, quale? Guardi, sicuramente la questione dell'edilizia viene al primo posto, perché se non c'è la sicurezza, qui si parla della vita degli alunni e degli insegnanti che stanno nelle aule, e quando noi abbiamo ogni settimana qualche crollo, sicuramente questa è una priorità assoluta. Tra l'altro io vedo da anni e anni i ministri che si succedono che ci annunciano investimenti sull'edilizia scolastica e poi in una parte del paese questi investimenti sembrano non arrivare mai. C'è qualcosa che non funziona, c'è un cortocircuito tra lo Stato e gli enti locali, perché sono gli enti locali i proprietari degli edifici scolastici. Forse bisognerebbe pensare a una forma di intervento di tipo commissariale. Poi problemi la scuola ne ha tantissimi, giustamente. Aspetti, scusi di meglio. La interrompo un attimo per restare sul primo punto, perché prima durante la pubblicità Rossella Muroni, a proposito anche del rapporto con gli enti locali, ci raccontava, cioè diceva alcune cose che lei per esperienza conosce e se le vogliamo ripetere sono molto importanti per capire. I fondi ci sono, perché fin dal governo Renzi erano stati diciamo, c'era stata anche una struttura che seguiva la gestione dei fondi per mettere a posto le scuole italiane. Il problema sono le competenze nella pubblica amministrazione. Anche laddove i fondi arrivano, non arrivano i progetti, perché non ci sono le competenze adeguate per la presentazione di quei progetti. Quindi noi abbiamo un enorme problema nella pubblica amministrazione che riguarda sicuramente la scuola, ma riguarda, diciamo, un po' in sì, tutti i campi. C'è proprio bisogno, come dire, di un ricambio culturale su questo fronte. Il risultato è che noi abbiamo scuole che sono davvero brutte, e io vorrei anche, diciamo, sottolineare il fatto che crescere generazioni e generazioni in ambienti degradati, brutti, non sicuri, non fa bene al paese, alla coesione sociale, alla credibilità dello Stato, perché poi, voglio dire, i cittadini di domani, formarli in luoghi del genere è comunque sì, la dimostrazione che lo Stato non crede nel proprio futuro, nelle proprie future generazioni. Capite che c'è una rottura, no? Antropologica la definirei. Adesso noi sentiamo su questo sia Giordano Bruno Guerri che la Grazia Calabria, però voglio sentire ancora la lista, diciamo, delle doglianze da parte di Rino Di Meglio. Beh, la lista sarebbe lunga. Ci sono gli stipendi inadeguati, i programmi che sono evanescenti, diciamo che tutta l'amministrazione è in cortocircuito, gli insegnanti che non si trovano oppure sono abbondanti dove non servono e dove servono mancano, cioè. Quindi la scuola ha questi enormi problemi, per cui ogni anno scolastico comincia sempre abbastanza male, nonostante gli sforzi che faccia il ministro di turno. Questa è la situazione reale. Senta, ma a questo proposito, siccome siamo a un mese circa dalla ripresa, dal riavvio dell'anno scolastico, cercando di evitare il più possibile la didattica a distanza, io ricordo benissimo che Bianchi, l'attuale ministro, ha detto: quest'anno finalmente cominciamo con tutti gli insegnanti al loro posto. È così? No, non è così assolutamente. Il ministro Bianchi ha fatto un grande sforzo e la situazione è leggermente migliorata rispetto allo scorso anno. Ma le do i numeri. L'anno scorso avevamo 214.000 insegnanti precari in cattedra all'apertura della scuola. Quest'anno sono scesi a 175.000, però è sempre un numero enorme rispetto agli 800.000 insegnanti totali. Quindi non viene assolutamente garantita l'apertura regolare dell'anno scolastico. Senta, una delle accuse che si fanno spesso ai sindacati, tutti che difendono il mondo della scuola, è che per esempio rispetto agli insegnanti, insomma, sono sempre un po' refrattari alla valutazione, alla meritocrazia, e la grande ricetta è quella: tutti i precari, diciamo, assumiamoli, e chi si è visto si è visto. Qual è la vostra posizione? Guardi, noi saremmo per gli insegnanti assunti per concorso per garantire una buona qualità. Il problema è che lo Stato non riesce a fare i concorsi, si sono bloccati addirittura per 9 anni di seguito. Quando lei blocca i concorsi per 9 anni,
È ovvio che si crea una pletora di precari che hanno lavorato per anni e anni e quindi giustamente questi vantano il diritto della stabilizzazione, come può avvenire in qualsiasi categoria dei Sì, lavoratori. certo. No, quindi ma voi siete per la stabilizzazione di tutta questa enorme schiera di precari? Ma guardi, ovviamente bisogna stabilizzarli perché altrimenti dobbiamo dire che per anni abbiamo fatto insegnare delle persone che non erano capaci. Beh, dal punto di vista logico non fa una piega il suo discorso. Giordano Bruno, Beh, io trovo questa situazione surreale. A partire dall'edilizia, lo Stato costringe i privati a rispettare tutte le regole perché ci incassa e non rispetta le regole per i propri edifici. certo, che le Veramente scuole pubbliche. paradossale. Ma tutti questi problemi giusti, giustissimi, i precari, le regole, sono toppe, toppe necessarie. Ha un problema vero, il vero problema della scuola, cioè che è la formazione degli insegnanti. Se non si cura di più quella, fin dall'università, preparandoli didatticamente, psicologicamente, e poi retribuendoli Questo è un anche altro grande bene, tema, un altro grandissimo la tema. scuola non funzionerà mai. Io credo che con degli insegnanti soddisfatti, ben formati, anche gli edifici non sarebbero in quelle Cioè, tu condizioni. dici, si innesca un Perché circolo virtuoso in qualche invece di modo. battersi contro il precariato, si batterebbero perché le loro scuole siano degne della bellezza che noi abbiamo nel DNA e che non riusciremo a trasmettere alle future generazioni se le facciamo crescere Ah, così. certo, sono assolutamente d'accordo per quello che vale con Sì. quello che ha detto il professor Giordano Bruno Guerri. Volevo sentire la Grazia Calabria, perché poi gliela dico così, magari un po' male. E se su questi temi la politica insistesse di più, ne facesse anche motivo di contrapposizione, forse questo aiuterebbe il dibattito pubblico generale. E poi invece anche le forze politiche si fronteggiano su temi tutti, come dire, legittimi, però che sono meno importanti per il nostro futuro. Dico questo perché penso la stessa cosa della transizione ecologica, di cui si parla nei convegni, ma è non fa parte del mainstream, come si dice, della politica. Alla Grazia Calabria. Mi trovo profondamente d'accordo con lei, perché io penso che sulla scuola si fondi il successo di una nazione, sull'educazione si fondino le radici, le ragioni dello stare insieme, l'identità di un popolo. E quindi uno Stato che non investe a sufficienza appunto nell'educazione, nel dedicare al sistema scolastico nazionale risorse ingenti anche per l'edilizia, per la didattica online, per le supplenze, per le assunzioni, per l'innovazione tecnologica, è uno Stato che non crede nel proprio futuro. Ecco, bisogna investire su una didattica di qualità, su scuole sicure, soprattutto anche, noi scontiamo, lo dicevate bene prima, un'obsolescenza e anche un'inadeguatezza con riferimento appunto alla formazione Scusi, della onorevole nostra Calabria, generazione. scusi, forse ha disattivato il video perché la Sì. sentiamo molto bene, ma non la vediamo. Ecco, grazie. Prego. Dove vi siete No, 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 abbiamo interrotti? sentito tutto. No, 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 è arrivato tutto No, quello dico che che diceva. purtroppo noi scontiamo un problema di obsolescenza e di inadeguatezza di formazione del nostro personale, però si sta facendo una grande rivoluzione in seno alla pubblica amministrazione per riallineare un sistema di competenze a quelle che sono le richieste della nuova realtà che ovviamente ci troviamo ad affrontare. Di meglio sulla questione delle retribuzioni, che cosa vogliamo aggiungere? Io credo, ma vado a memoria, che un insegnante italiano mediamente prenda meno della metà di quanto guadagna un insegnante in Germania. Forse in Germania guadagnano ancora di più, Esatto, o no? è proprio così, meno della metà perché, ma siamo all'ultimo posto, uno degli ultimi posti in Europa per le retribuzioni degli insegnanti, perché dietro di noi mi pare che ci sia solo la Grecia. Però
Allora, sa, quando si pensa che un insegnante si fa una laurea, una specializzazione, un concorso per prendere 1.350 euro al mese e poi ci si chiede perché non si sposta a lavorare a Milano, dove un affitto va sui 900 euro, ecco, si capisce perché in certe zone d'Italia ci sia carenza di insegnanti, cioè se non c'è una retribuzione che sia decorosa, è ovvio che poi non si può chiedere a uno di spostarsi e mettere famiglia in una grande metropoli. Diciamo che questo delle retribuzioni purtroppo è una questione atavica che ci portiamo dietro, che tutti i governi dicono di voler risolvere, ma poi evidentemente i soldi preferiscono investirli altrove. Noi siamo anche d'accordo, poi possiamo pensare un domani di far valutare, ma far valutare da chi? Se in questo paese non c'è un sistema di valutazione, perché la valutazione va fatta da chi è competente. Beh, certo. Non può essere fatta da uno qualsiasi. Se si deve usare un professore di matematica, ci deve essere qualcuno. Chiedeva di aprire le scuole in estate, si chiedeva una disponibilità all'insegnamento online a insegnanti a cui nessuno ha mai insegnato a farlo, cioè i nostri insegnanti non lo sanno fare, ma non perché sono delle cattive persone, ma perché la scuola italiana non ha investito su una formazione di didattica a distanza. Quindi io credo che il tema motivazionale del coinvolgimento degli insegnanti sia fondamentale. Sono le persone a cui noi affidiamo i nostri figli per ore e ore, stanno più con loro che con noi. E poi anche le future classi dirigenti del paese passano dalle scuole, pubblico o private che siano.